I festeggiamenti per i 100 anni della sezione Anna di Treviso hanno riportato in città il clima festoso della Dunata del 2017, presenti tutti gli 89 gagliardetti in rappresentanza degli oltre 10.000 soci. Una marcia, i concerti dei 7 cori sezionali nelle piazze e l'esibizione della fanfara dei congedati della Iulia sono solo alcune delle iniziative organizzate dalla sezione Anna Treviso per festeggiare il proprio centenario. È un luogo importante di memoria, studio e riflessione, così ha descritto il Museo Storico degli Alpini sul Dos Trento il ministro della Difesa Guerini, presente all'inaugurazione. A lui e al presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, l'onore del taglio del nastro. Il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini è tornato sull'altare della patria per rendere omaggio alla salma del Milite Ignoto, sepolta al Vittoriano 100 anni fa. La sezione Anna di Treviso ha chiuso le celebrazioni per i suoi primi 100 anni di vita, iniziate lo scorso giugno e culminate domenica 31 ottobre, con la sfilata lungo le vie della città. Come durante la Dunata del Piave nel 2017, la sezione ha voluto condividere con la popolazione un momento di gioia, ma soprattutto di speranza verso il futuro, un momento di rinascita dopo un periodo decisamente difficile e buio. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a oggi. Avevamo dei dubbi, però gli alpini non hanno paura di niente e siamo arrivati a questo momento veramente serenamente, aiutati dall'amministrazione sicuramente, dalle forze dell'ordine, però è rinascita veramente positiva per un futuro che, se lasciamo alle spalle un po' tutto quello che abbiamo passato con il coronavirus, abbiamo buone prospettive per il futuro. Là dove un tempo sorgeva l'albergo Stella d'Oro, dove venne ricavata la prima sede della sezione, è stata inaugurata una stele commemorativa. Ed eccola qua, ecco il simbolo di questo centenario, il simbolo degli alpini, ciò che rimarrà a futuro ricordo. Lì dove i bombardamenti del 7 aprile del 44 hanno cancellato un angolo di città, gli alpini trevigiani hanno voluto ritrovarsi per raccontare i loro 100 anni di storia, portati avanti oggi da 89 gruppi con più di 10.000 soci riuniti sotto una sola sezione ed un'unica associazione, l'ANA. Noi avevamo messo questa stele a ricordo non solo della costituzione della nostra sezione, ma a ricordo della cittadinanza di un qualcosa che qui c'era, ma che la guerra ha portato via. Però nello stesso tempo è nata l'associazione, è nato un qualcosa per la cittadinanza che ha sempre dato supporto. Nel futuro è ancora della gioventù, ha qualcosa da dire e da fare ancora, sicuramente. Con i giovani magari, soprattutto con le scuole. Noi stiamo lavorando già adesso con le prime aperture per la pandemia, abbiamo già portato le scuole a visitare i nostri luoghi, a ricordare e insegnare cos'è la memoria e quanto importante sia la memoria. Piazza Vittoria, nel centro di Treviso, ad accogliere le staffette della marcia del centenario, partite dai sacrari di Cimagrappa, Nervesa, Fagaré, dal memoriale delle Penne Mozze a Cison di Valmarino e dall'ossario di Biadene. 240 chilometri, 43 punti di scambio, una quarantina di partecipanti. Tra le mani dei pedofori, come testimoni, 5 elementi che riuniti hanno dato vita al logo della sezione Anna Treviso, realizzato dall'alpino Davide Soligo per l'occasione, scelto tra 10 diverse proposte. Beh, innanzitutto la bandiera italiana, poi la sezione di Treviso, quindi il nome della sezione, il cappello alpino e il cento, che è appunto il centenario, rappresenta il centenario di fondazione della nostra sezione.
Piazza dei Signori ha poi accolto la fanfara dei congedati della Brigata Alpina Iulia, mentre i cori si sono esibiti nelle piazze della città. Ana di Oderzo, il coro Ana di Preganziola, il coro Ana Cime d'Auta di Roncade, il coro Ana Famiglia Alpina di Breda di Piave, il coro Ana I Gravaioli di Maserada sul Piave, il coro Ana Montello di Biadene, il gruppo vocale Ottetto Ana di Treviso. Beh, la fanfara questa sera era la fanfara che appunto simbolicamente raccoglie tantissime penne nere che hanno fatto il servizio militare nella Iulia. Diciamo che noi abbiamo accettato di buon grado quelle che erano le proposte che ci venivano dagli stessi cori, che volevano, seppur tra mille difficoltà che sappiamo, riproporre quello che avevano fatto nella adunata del 2017, spostandosi da un posto all'altro della città, fermandosi e cantando. Sono i 7 cori sezionali che la nostra sezione si fregia di avere, e che si erano già esibiti in un evento a loro dedicato all'interno degli eventi del centenario a settembre ad Oderzo. Particolarmente emozionante il brano cantato insieme da tutti e 7 i cori presenti che ha chiuso la serata. Della difesa Lorenzo Guerini e al presidente nazionale dell'ANA Sebastiano Favero l'onore di tagliare il nastro inaugurale del Museo Nazionale Storico degli Alpini sul Dos Trento dopo i lavori di ammodernamento e ampliamento. Un gesto simbolico dal valore profondo, come lo sono i cimeli esposti, pronti a raccontare ciò che il corpo degli alpini è, ha fatto e sta facendo. Un progetto importante perché da un lato custodisce la memoria degli alpini, di quanto hanno fatto per la nostra patria, per il nostro paese, per i gesti di sacrificio che hanno compiuto, per la grande professionalità che hanno sempre dimostrato nel servizio al paese. Dall'altro lato però vuole essere anche un ponte verso il futuro, un ponte verso i giovani, perché qua questo è un presidio di valori, un presidio di storie, ma che parla alle coscienze anche dell'oggi. E vuole essere anche, consentitemi, un presidio di riconoscenza, la riconoscenza per tutto ciò che gli alpini hanno fatto e continuano a fare per il paese, non solo dal punto di vista delle operazioni prettamente militari, ma attraverso gli alpini in armi e in congedo, tutto il lavoro che fanno a servizio della nostra popolazione. Ricordo, tra le altre cose, il grande servizio reso durante l'emergenza pandemica, e consentitemi da lombardo di sottolinearlo, perché so cosa hanno fatto gli alpini nella mia terra, so che sollievo hanno portato alle popolazioni, so che sacrifici hanno compiuto. Quindi davvero un messaggio questo che parte dalla storia ma guarda al futuro. Qui c'è la possibilità, come ha detto giustamente il Ministro prima, che ci possono essere non solo coloro che hanno vissuto questi momenti, ma soprattutto, come ho detto nel mio intervento, i giovani, che possono venire qui, cogliere, comprendere, capire il significato di quanto è stato fatto, di quanto la memoria e di quanto i valori siano fondamentali anche oggi. Lo ha detto il Ministro, voglio ripeterlo, questo oggi, finita la pandemia, o quasi, speriamo, grazie a Dio, ecco, può essere un momento in cui ci si ritrova, si trova quel senso di appartenenza che sono fondamentali. Gli alpini comunque anche in questa fase hanno dato il meglio di loro stessi come sempre. Sulle note del Piave, come 100 anni fa, il Milite Ignoto è stato deposto idealmente sull'altare della patria. Più di 300.000 persone accorsero a Roma il 4 novembre del 21 per partecipare alla solenne cerimonia.
335 bandiere dei reggimenti attendevano il feretro ed un enorme picchetto schierato per l'occasione. Ad un secolo di distanza, in occasione del centenario della sezione ANA di Roma, il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini è tornato sull'altare della patria per rendere omaggio alla tomba del milite ignoto. Sono veramente contento perché oggi, nel ricordare, nel celebrare il centenario della sezione di Roma, siamo venuti proprio qui, al Vittoriale, a rendere omaggio al milite ignoto. L'abbiamo fatto con l'intero Consiglio Direttivo Nazionale presente e con il nostro labaro, idealmente con tutti gli alpini dell'associazione presenti qui con noi oggi, questa mattina. Direi che è stato un momento veramente emozionante, ma soprattutto toccante. Ecco, ci ha fatto capire ancora una volta che il ricordo, che la memoria sono elementi fondamentali del nostro vivere e noi questo lo vogliamo ancora una volta ribadire. Quindi la memoria di quei caduti di allora che ancora una volta ci gridano di guardare in avanti con fiducia e di farlo veramente credendo nei nostri valori. Il centenario abbiamo deciso di rimandarlo per i motivi del Covid, però stare qui all'altare della patria, ancora sono un po' emozionato perché il milite ignoto e poi il nostro labaro qui a fianco al milite ignoto era dal 79, dall'ultima donata che non veniva. Avere qui con noi gli alpini in armi, il comandante delle truppe alpine con noi è stato un onore che arricchisce ancora di più questo evento. Onori ai caduti! Non un solo soldato, ma i caduti di tutte le guerre, non la sofferenza di una singola famiglia, ma di tutte le famiglie, non la storia di un singolo, ma di un'intera nazione. Sì, in effetti sotto, diciamo, la dizione milite ignoto, noi raccogliamo tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la patria in modo anonimo a volte perché hanno avuto anonima sepoltura. Il loro sacrificio però è la via maestra, insomma. È chiaro che per tutti noi, per coloro i quali vestono uniforme, per coloro i quali credono in questa patria, cadere, sacrificarsi è l'atto simbolico più grande che si possa fare.